È un posto fantastico, meraviglioso, un posto bellissimo che è sotto gli occhi di tutti. E mi piace moltissimo stare qui con questa pietra, con la storia che vive in questa cittadina, con l'arte, ma a parte la bellezza di questo borgo antico, la cosa bella è essere presente a questo evento che è ricco di energia, di gioventù. Quando ho cominciato non avevo la benché minima idea, né neanche il benché minimo sogno che avrei creato, che avremmo creato uno studio così corposo, così grande. E devo dire che ieri durante la masterclass ho raccontato la storia del nostro studio, si è mostrato fra le varie altre una foto di me e del mio socio David quando avevamo 17 anni e realizzavamo il nostro primo film. Mai avrei pensato che due ragazzi come eravamo noi avrebbero potuto raggiungere così ampi obiettivi creando un impero dell'animazione. Per quello che riguarda il lungometraggio, bisogna in un certo senso pensare che noi quando abbiamo cominciato utilizzando la plastilina, che non era affatto un materiale di quelli standard, di quelli principalmente e normalmente utilizzati, era una cosa alquanto insolita ed era anche un tipo di lavoro estremamente artigianale, e quindi fatto su piccola scala. Ci sono voluti parecchi anni prima che noi potessimo realizzare quello che poi abbiamo fatto su grande scala, quindi potrei dire forse che ci sono voluti 20 anni di tentativi, 20 anni di formazione, 20 anni di pratica per poter poi realizzare il lungometraggio su larga scala. It's a technique which appeals to artist filmmakers. It's true. You think of Tim Burton. Io credo che la tecnica ed è vero che questo tipo di approccio e questo tipo di tecnica attiri molto artisti e registi, non soltanto Tim Burton, ma pensiamo anche a Wes Anderson che usa la stop motion. Per me il fatto è che io ho un profondissimo amore nei confronti del materiale che viene utilizzato con questa tecnica. Mi piace tutto ciò che viene fatto e realizzato con le mani, che viene forgiato, è proprio il discorso del mestiere, dell'utilizzare le proprie mani per creare qualche cosa. L'intimità e l'umanità del tocco umano per me sono elementi fondamentali e importanti nel film. La difficoltà forse di realizzare tutto questo su larga scala è dato dal fatto che questo tipo di animazione in quanto tale non può essere raffinata, non può essere rifinita, non può essere modificata dopo essere stata creata. È un po' come una performance dal vivo. Una volta fatta è quella, non puoi andare a modificare quello che magari non ha funzionato, quello che è andato storto. E così vale anche per la stop motion. E quindi sebbene le persone tendano a pensare che la stop motion è un processo lento, un processo che richiede tanta pazienza, in realtà è un processo che si avvicina moltissimo all'esibizione, alla performance dal vivo. Although people think that stop motion is very slow and maybe requires great patience, but it has about it the qualities of live performance. Yes, that's interesting. There's probably two things about why I decided. Per quello che riguarda il fatto di non dirigere lungometraggi, è che probabilmente c'è il discorso che la regia dei lungometraggi è un lavoro molto molto pesante. Non è che a me dispiace il lavoro pesante, mi piace lavorare pesantemente, però è uno sforzo senza interruzioni, è uno sforzo continuo che ti assorbe, perché ovviamente il regista deve essere a disposizione, deve essere presente sempre, ogni ora, ogni giorno per 2 anni di fila, e va considerato che una produzione di questo tipo nel complesso, nel totale, prende 5 anni, quindi 3 anni magari le cose non vanno proprio male, per 2 anni però la tua vita non esiste più. Non puoi fare nient'altro, io per questo ancora non sono pronto. I'm not ready for that. I'm not prepared for that.